tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Grave incidente sulla Pergolese oggi pomeriggio tra un tir ed un'ambulanza. 5 le persone ferite, sul posto 2 e le ambulanze. Incendio di vaste proporzioni alla IBK di Montelabate, distrutti 700 metri quadrati di capannone. Fano si prepara per la settimana europea della mobilità sostenibile. Inaugurato questa mattina nel quartiere di San Lazzaro il nuovo centro per l'infanzia, il Girasole. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Andiamo subito, come avete sentito dai titoli in apertura, sulla Pergolese, dove questo pomeriggio, poco dopo le 16, si è verificato un gravissimo incidente stradale. Un'ambulanza della Croce Rossa si è scontrata con un tir. 5 le persone ferite, una rianimata anche sul posto. Sentiamo tutto quello che è successo quest'oggi. Grave incidente stradale questo pomeriggio, poco dopo le 16, lungo la strada statale 424 nel comune di San Lorenzo in Campo, in località San Vito, poco dopo il confine con il territorio comunale di Pergola. Per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, un'ambulanza dei volontari della Croce Rossa diretta a Pergola si è scontrata frontalmente con un pesante camion da cantiere. Coinvolte nel terribile schianto 5 persone, compreso l'equipaggio dell'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori, uno dei feriti, pare uno dei sanitari all'interno dell'ambulanza, è stato rianimato sul posto ed una volta stabilizzato ne è stato disposto il trasporto con eliambulanza all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Un secondo elicottero è atterrato poco dopo sul luogo dell'incidente per trasportare un secondo ferito che avrebbe riportato gravi lesioni, mentre l'autista del tir, che è rimasto ferito ad una spalla, è stato trasportato all'ospedale di Pesaro. Sul sito di Pergola informa Francesco Baldelli, il sindaco della città, ha voluto esprimere una preghiera affinché nessuna delle persone coinvolte possa perdere la vita e anche un ringraziamento rivolto a tutto il personale in divisa che sul posto ha dimostrato grande professionalità. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche la Polizia Municipale di Pergola e i Carabinieri di San Lorenzo in Campo. E dalle ultime notizie che ci sono giunte proprio nell'ultima ora, vi diciamo che le operazioni di sgombro della strada con i mezzi pesanti che avete visto anche nelle immagini sono durate fino a pochi minuti fa, e inoltre le testimonianze di alcuni dicono che l'autista dell'ambulanza è stato visto accacciarsi sul volante, quindi insomma ancora da verificare le cause di questo gravissimo incidente. Cambiamo zona, andiamo a Pesaro per altra cronaca. Poco prima delle 4:30 di questa mattina un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, per causa ancora in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco, nel capannone della ditta IBK Project di via Pantanelli 95 nel comune di Monte Labbate a Vallefoglia. Il rogo si sarebbe sviluppato nella parte del magazzino dell'azienda dove erano presenti arredi già pronti per la consegna ed un furgone aziendale, andati totalmente distrutti. Alla IBK, che realizza mobili in legno per interni ed imbarcazioni, coinvolti nell'incendio oltre 700 metri quadrati sui 3.000 dell'intera superficie dell'azienda. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, compresa un'autobotte dal distaccamento di Fano. Le operazioni di spegnimento sono durate per tutta la mattinata ed il pomeriggio di oggi. Sulle cause si protende per un'origine accidentale, forse un cortocircuito. Sul posto anche i carabinieri del comune di Vallefoglia. Abbiamo argomento: inaugurato questa mattina il nuovo centro dell'infanzia a San Lazzaro, un centro moderno, attuale, condizionato e anche con orari molto flessibili. Per ora è un esperimento, ma non è detto che se incontra il favore degli utenti il criterio di flessibilità non si possa espandere anche ad altri istituti.
Taglio del nastro questa mattina al Girasole, il nuovo centro per l'infanzia nel quartiere San Lazzaro. Modalità di accesso nuove che fanno fronte alle richieste sempre maggiori di genitori per conciliare tutte le esigenze familiari in una società che vede sempre più crescente il numero dei genitori entrambi lavoratori. Questo è un esperimento, lo verificheremo, se funziona poi verrà riportato anche nelle altre scuole, quindi soddisfazione e un'ulteriore dimostrazione che questa è un'amministrazione che fa, ma soprattutto che guarda anche alla qualità dei servizi. 45.000 euro il costo della ristrutturazione di questo stabile, due educatrici ed una ventina i bambini che troveranno accoglienza nella struttura, moderna e climatizzata ed allestita secondo i criteri standard richiesti in termini di sicurezza ultimamente. Operazione che l'amministrazione però ha intrapreso sin dal 2015 con la valutazione di vulnerabilità sismica e di lavori di adeguamento alle scuole fanesi, partendo da Torrettei, alla Nuti, alla Padalino. Per maggior qualità, maggior sicurezza ed anche servizi migliori per una società, quella fanese, profondamente mutata nel corso degli anni, passando dagli anni 90 del boom demografico con liste d'attesa interminabili ai giorni nostri in cui nella fascia d'età 0-3 anni ci sono dalle 250 alle 280 richieste annue di inserimento, tutte accolte nelle 10 strutture comunali. Sì, il nuovo servizio Girasole è un servizio sperimentale con orari più flessibili e prolungati che viene incontro alle esigenze delle famiglie rispetto ai tempi di vita e di lavoro. Risponderà alle esigenze di 20 famiglie ed è un servizio di nido che accresce ulteriormente l'offerta del comune di Fano in una zona molto bella, a ridosso del futuro parco, ed è quindi una bella giornata e il modo migliore per iniziare l'anno scolastico. Muoversi in bicicletta o a piedi è quanto mai utile e anche importante per la nostra salute, ma quanto ci si mette per andare da Via Cavour a Porta Giulia? Il Comune di Fano ha messo a punto uno strumento, si chiama Metro Minuto per la settimana europea della mobilità. Sentiamo. La settimana prossima è la settimana europea della mobilità sostenibile e per la prima volta Fano vi aderisce con un calendario di eventi interamente dedicato. Per incentivare o sensibilizzare il cittadino a spostarsi utilizzando mezzi ad emissione zero come la bicicletta o meglio ancora le proprie gambe, l'assessorato alla mobilità ha pensato bene di creare una mappa, il metro minuto, dove le distanze non sono misurate in chilometri o metri, ma in tempi di percorrenza. Cronometro alla mano, solerti collaboratrici dello staff del sindaco come Paola Stolfa hanno calcolato che da Porta Giulia a San Paterniano ci vogliono 13 minuti e dal Vanvitelli alla piazza ne bastano solo 6. Ma al di là del computo cronometrico, quello che si vuole veicolare è il salto di qualità della città spinta da questa amministrazione che crede fortemente in questo concetto di vivibilità urbana. C'è stato un cambio di marcia, ci sono state opere, interventi che vanno verso una nuova sensibilità alla mobilità sostenibile, a cominciare dalle piste ciclabili, a cominciare da nuove opere, da nuove programmazioni, a piani regolatori, così possiamo dire, delle piste ciclabili, che non c'era, che ce lo siamo dati, tutta una serie di azioni, anche di interventi, dalla manutenzione, dalle nuove opere che tengono conto di questa sensibilità. Nutrito il numero delle iniziative a sostegno di questa settimana, come vieni al lavoro in bici e ti meriti un caffè. È la prima azione che di informazione e sollecitazione rivolta alla città verso modalità di spostamento più sostenibili, ovvero è un invito a riflettere su altre opportunità di muoversi, non sempre con l'auto anche per andare a comprare il pane dietro casa, ma di muoversi in un modo alternativo o comunque in bicicletta o a piedi. Ma la mobilità sostenibile o l'utilizzo predominante della bicicletta come mezzo di trasporto non deve cozzare con le esigenze di sicurezza di pedoni o le prescrizioni del codice della strada. Utilizzare
una bicicletta non vuol dire avere un salvacondotto speciale che ci possa consentire di mettere la bicicletta ovunque si voglia, anche in presenza di divieti o ammassate ai monumenti, o anche attraversare sulle strisce pedonali, circolare sui marciapiedi, andare contromano in un senso unico, vedi via Girolamo da Fano, o scambiare il corso Matteotti per un velodromo, sfrecciando e zigzagando, mettendo a rischio l'incolumità di bambini e pedoni. Secondo me quello che va fatto come prima è un'azione di invito appunto a stare più attenti, sapendo che il pedone è quello che ha la precedenza su tutti, cioè il pedone come utente della strada, diciamo più debole, anche se è una parola orrenda, però comunque quello che ha più difficoltà a essere rispettato e riconosciuto, ha la precedenza, quindi i ciclisti che si muovono anche nel centro storico devono stare attenti. Ora la linea morbida tracciata dal sindaco è il primo step, ma non è escluso, come lui stesso ha affermato, che se ciò non dovesse bastare si possa passare a metodiche un po' più incisive. Ed ora un'ultima di cronaca. Pochi minuti fa si è verificato un incidente sulla strada nazionale all'altezza della cavalcavia che porta alla Sassonia di Fano. Una moto, uno Squarna con a bordo un ragazzo del 2000 proveniente da Ancona e procedeva in direzione Pesaro, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un uomo anziano di 87 anni che invece proveniva in senso contrario e voleva girare a sinistra appunto sul cavalcavia. L'uomo praticamente gli ha tagliato la strada, inevitabile l'impatto con la moto, il ragazzo è volato via per aria e purtroppo ha riportato gravissime lesioni al bacino. Intervenuta subito un'eli ambulanza che ha provveduto a trasportarlo al Torrette di Ancona una volta che le sue condizioni si sono stabilizzate. Bene, ora guardiamo una foto che ci è stata recapitata in redazione con la quale vedete, sono purtroppo scene che siamo abituati a vedere anche in altri siti della città, al Pincio, sulle mura augustee, qui siamo al bastione San Gallo, vedete scritte inneggianti non si sa che cosa, anche disegni osceni che noi vi abbiamo risparmiato oscurandoli con la pecetta e quindi insomma, vedete Bastione San Gallo deturpato in questo modo da atti vandalici. Bene, proseguiamo, parliamo di sport, andiamo a Mondolfo perché ultimi preparativi in vista della notte dello sport che si svolgerà venerdì 15 settembre alle ore 20:30 al Palazzetto dello Sport I Tre Ragazzi. Un vero e proprio galà dedicato al mondo sportivo dove le associazioni del territorio faranno bella mostra presentando ognuno la propria disciplina. L'evento serale, voluto fortemente dall'amministrazione comunale, assessorato allo sport, rappresenta un nuovo modo esclusivo di sostenere le associazioni nella promozione dello sport in generale. La conduzione della serata è stata affidata a Davide Cecchini e come ospite d'eccezione ci sarà la nazionale italiana di wheelchair hockey che in preparazione dei mondiali fissati per il 2018 ha scelto Mondolfo e Marotta per il raduno di tre giorni, un evento unico nel suo genere, ha commentato l'assessore allo sport Giovanni Di Tommaso, dove per la prima volta tutte le associazioni sportive del territorio potranno presentarsi alla città. Bene, con quest'ultima notizia di sport io vi ringrazio per essere stati insieme a noi. Quello che vedete lì in sovraimpressione è il numero al quale potete inviarci le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti o quant'altro. Insomma, dopodiché noi naturalmente verificheremo il tutto, il vostro apporto è importantissimo. Dopo di noi che cosa ci sarà? Box, un'altra puntata di box, poi in cucina con lo chef e poi una puntata, due risate, naturalmente insieme agli amici del San Costanzo per il Pesce Azzurro Show. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna domattina alle 7:30 con Occhio ai Giornali.